Eccellenza Nicola Veltri, ci siete? Sono qui. Che mondo è questo? Chi sono gli abitanti di questa città? Qui siamo nel mondo 3, oltre la fisicità. Questa è la città dei giusti, degli onesti. Ogni abitante di questa città è un'ombra. E voi chi siete? Io? Ora sono un'ombra vagante, ma sulla terra ho rappresentato il cambiamento, l'idea del cambiamento. Qui, nell'eterno fluire senza tempo e senza spazio, sono sospeso tra i ricordi. E quelle ombre raccolte in quell'angolo? Quelle sono le ombre di tutte le donne che assaltarono il municipio e cacciarono il primo podestà, perché è ingiusto. Ora sono qui perché sono portatrici di pace dopo aver scatenato l'inferno del conflitto. E quella donna così austera e decisa? Quella è la donna che capeggiò la rivolta contro il podestà. Una rivolta organizzata da sole donne, e la donna fiera che guida il popolo e vince. Io vorrei tornare sulla terra, non vorrei restare qui in eterno. Ho nostalgia dei miei cari e delle mie cose. Ascolta il mio racconto, non farti possedere dalla tentazione del ritorno. E dopo la caduta dell'ingiusto podestà, cosa avvenne? Fu nominato un nuovo podestà, all'insaputa dei cittadini sempre sospettosi. E quando seppero che il nuovo podestà ero io, nessuno fiatò. La nomina fu anche annunciata dal banditore. Si trattò di una nomina, non di un'elezione. Con l'avvento della Repubblica fui poi eletto sindaco. È incredibile. In tutta Italia si tentò di smantellare il vecchio ordine, mentre qui il podestà divenne sindaco. Vedi, ci sono valori che sopravvivono sotto tutti i regimi. La fratellanza, la solidarietà, l'amicizia sono i pilastri della civiltà. In pratica? Nel corso della mia reggenza da podestà e poi da sindaco, tutti i cittadini potevano attingere acqua dai miei pozzi, pascolare sulle mie terre, partecipare ai pranzi collettivi, lavorare a giornata e così dar da mangiare alle proprie famiglie. I soldati che si ritiravano dal fronte della Seconda Guerra Mondiale, poveri, vestiti di stracci, sbandati e senza dimora, potevano essere accuditi e assistiti presso le mie case. In questa città ultraterrena non vedo conflitti, pregiudizi, ruberie. Non vedo malaffare, non vedo alcuna sopraffazione. Hai proprio colto nel segno. Mentre sulla terra c'era chi rubava e si dava all'ozio, nella mia casa, io e le mie figlie, nelle ore serali dopo il lavoro nei campi, davamo lezioni di cultura generale. Una scuola pubblica secondo la tradizione inaugurata da padre Giuseppe Ferla, il frate cappuccino barbaramente trucidato dalla banda del brigante Tardino. Qui l'analfabetismo è stato radicalmente soppresso. Venivano anche impartite lezioni di sartoria e di ricamo, di tessitura e addirittura di tecniche per la conservazione dei prodotti agricoli quando era richiesto. Quasi quasi mi fermerei qui, ma purtroppo devo rientrare. Qual è stato il vostro impegno più forte e sentito? Il segno che puoi portare con te lo trovi oltre l'orizzonte, oltre le verdi colline di fronte a noi. Guarda, guarda verso l'alto, scala il cielo terzo e troverai un'insegna su cui è scritta la parola armonia. È l'insegna della città della pace e della cooperazione universale.